tutti, la Ternana ha vinto per 4-2 a Monopoli. Lucarelli post partita è stato abbastanza critico nei confronti della prestazione della squadra, perché ha detto ovviamente, e anche a mio avviso giustamente, ovvero il fatto di ritrovare più in fretta motivazione, ritrovare più in fretta quella voglia di giocare bene e di dare il massimo tutte le partite, anche perché poi a breve avremo l'inizio della Supercoppa di Lega Pro. L'8 maggio inizia il torneo, quindi è importante comunque essere in una buona condizione anche mentale oltre che fisica per poi affrontare al meglio queste partite che affronteranno le fere. La Ternana ha come avversario il Como, già vincitrice del girone A, e il girone B è una lotta all'ultima giornata tra Perugia e Padova, perché sono entrambi a 76 punti e c'è rimasta solo l'ultimissima giornata che deciderà chi sarà la vincitrice del girone B, ovvero il Perugia e il Padova. Il Perugia ha la Prealpi Salò, credo il Padova, non me lo ricordo. Comunque hanno entrambi avversari abbastanza difficili. Gli scontri diretti dovrebbero favorire il Perugia, quindi in caso di arrivo a pari merito il Perugia è la vincitrice del girone B, e la Supercoppa Italia di Lega Pro sarebbe, la Supercoppa di Lega Pro senza Italia sarebbe tra Como, Perugia e Ternana, quindi sarebbe derby intanto a maggio e poi derby in Serie B, perché ovviamente chi vince il girone è promosso in Serie B. Lucarelli ovviamente sta anche ragionando in ottica nuovo anno, quindi magari sta cercando di capire Falletti come farlo giocare, se può cambiare modulo, se può cambiare modulo a partire in corsa, tutti i ragionamenti che fa l'allenatore, anche insomma per vedere poi chi resta, chi non resta, come giocare il prossimo anno, come affrontare la Serie B, perché poi quello è il succo del discorso, ovvero come affrontare la Serie B, un campionato tatticamente diverso, un campionato tatticamente più aperto, dove cioè c'è molto più spazio per giocare a calcio, non sono le classiche partite bloccate, può succedere per carità, però di norma quelle che mi ricordo io in Serie B sono tutte partite, insomma, dove le squadre giocano maggiormente a viso aperto, quindi bisogna insomma vedere come andrà. La cosa bella della Serie B è che il prossimo anno dovrebbe esserci il VAR per tutte le partite di campionato, quindi se ci fossero dubbi arbitrari, comunque c'è il ricorso al VAR, che in caso aiuta le squadre ad avere una maggior garanzia, perché comunque devono vedere un'immagine e poi decidere, quindi l'immagine la vedono. Quindi insomma vedremo un po' quello che succederà. Per ora c'è tanta tanta programmazione, che è giustissimo, e c'è da finire il campionato. Si finirà domenica 2 maggio alle ore 20:30, la partita Liberati contro la Juve Stabia, Ternana che indosserà delle maglie celebrative, e poi la partita finale, cioè il trofeo finale di Supercoppa di Lega Pro. Altra piccola informazione: sono disponibili presso il Ternana Store di Via Battisti, insomma, le magliette celebrative della promozione, quelle con la scritta We are back, siamo tornati in Serie B. Sono possibili e sono acquistabili presso il Ternana Store di Via Battisti.